l'invasione, sono troppi, non li possiamo accogliere, magari sono pericolosi. Quando c'è la parola clandestino, facilmente ci sono anche le persone ritratte nelle foto, brandiscono degli strumenti o solo le braccia verso la macchina fotografica, dandoci l'impressione proprio di essere aggrediti, minacciati. Quando invece la parola chiave rifugiato, la rappresentazione cambia, ci sono sia queste immagini dei balconi strapieni, eccetera, eccetera, ma ci sono anche immagini di singoli, di piccoli gruppi, con uno scambio visivo e quindi anche una negoziazione del fotografo e del soggetto fotografato, quindi la dignità di essere umano, e la rappresentazione è un po' più complessa. Ma la cosa che io non ero andato a cercare, non ci avevo pensato, e che mi ha colpito, ma non solo preso appunto, è che man mano che da rifugiato si passava a migrante, questo è il passaggio più importante, e poi a clandestino, la pelle dei soggetti rappresentati si scuriva. E i clandestini erano quasi tutti subsahariani. Non perché sono effettivamente clandestini, ma perché l'associazione, la significazione della paura viene associata volentieri con l'immagine del nero, che ci fa vedere molto bene che il tabù sulla razza ha solo nascosto sotto il tappeto un grande rimosso della nostra storia, cioè l'Italia è il paese che ha fatto tra le leggi razziali più feroci nella storia di tutti i paesi coloniali, pur avendo avuto una storia coloniale molto più recente, anche più limitata nel numero delle colonie, e più breve, e tuttavia è stato un campione, no? Con le leggi in particolare sulle colonie etiopi nel 1936, per le leggi razziali più feroci di separazione eugenetica proprio tra i soggetti coloniali superiorizzati e i soggetti colonizzati da inferiorizzare. Questa storia non è mai stata rielaborata, interrogata, discussa, è semplicemente stata messa sotto il tappeto, ma non vuol dire che sia scomparsa dalle nostre memorie, perché ci viene riprodotta continuamente attraverso molti strumenti dei quali non siamo nemmeno consapevoli. Mi ci metto in prima persona perché la ricercatrice con cui ho fatto questa un'altra ricerca che stiamo ottimando adesso, stavamo discutendo della nostra ricerca un po' di anni fa davanti a un caffè nel bar dell'università, e lei, che è americana, nota la bustina di zucchero che io, senza neanche badarci, stavo aprendo per zuccherare il caffè, che riproduceva una blackface, no? Il bambino nero con i labbroni caricaturali rossi, eccetera, eccetera, che è un tipico stereotipo coloniale di inferiorizzazione e infantilizzazione delle popolazioni africane, che era il marchio della caffeiesi, ancora oggi è il loro marchio, se andate sul sito lo vedete tranquillamente, perché io gli ho chiesto anche, gli ho scritto per chiedere se potevo usare nel nostro libro il loro marchio, non mi hanno mai risposto, quindi lo userò. E che ci fa vedere molto bene come in Italia ci sia una totale mancanza di consapevolezza anche del razzismo, ma proprio quello basato sulle teorie settecentesche che partono da Linneo, delle tre razze, bianchi, neri e gialli, gerarchizzate, eccetera, eccetera, come questa idea in realtà sia assolutamente ancora presente tra le persone, che non gli danno un nome, che non ne parlano, ma in realtà ragionano anche in questi termini. Bene. Direi un'ultima domanda a voi, poi io aprirei le domande se ci sono dal pubblico. Volevo capire, adesso voi con questo strumento appunto siete andati nelle redazioni, iniziate un dialogo, qual è poi l'obiettivo, che cosa vi ponete, diciamo, avete degli obiettivi di anno in anno che vi date, vedete dei risultati nel dialogo che avete con i giornalisti? Allora, noi abbiamo invitato i giornalisti, cioè abbiamo invitato i diversi direttori anche alla presentazione. Non si sono presentati. È molto difficile quando si parla di critiche costruttive sul discorso. Cioè, noi sappiamo benissimo come siamo professionisti, che siamo giornalisti. Questa è una cosa molto importante. D'altra parte sappiamo benissimo che questi articoli hanno risonanza sulla nostra pelle. Quindi, dall'altra parte, noi chiediamo, per l'appunto, abbiamo sempre chiesto un dialogo costruttivo con i giornali e i giornalisti che abbiamo analizzato, che io ormai sono fatto di occhio e media dal 2012, quindi da quando ero ancora un ragazzino che queste cose le sentiva già un pochino più sulla sua pelle ma non capiva bene i meccanismi. Abbiamo sempre cercato un dialogo costruttivo che dicesse cominciamo a raccontare la realtà in maniera più, il più obiettivo possibile, senza cercare di avere, cioè avendo una sensibilità maggiorata,
E qua si deve parlare di sensibilità, perché quando si evita di apportare sensibilità nel proprio articolo, con la propria deontologia, proprio deontologia del giornalista, proprio una sensibilità maggiorata che porta alla dicitura di un articolo nella maniera più corretta possibile, poi l'articolo ha automaticamente delle ricadute sociali. Cioè non è vero, io sulla cosa del sul riportare i file della questura che vengono dati, avevo parlato subito dopo il report sulla questione della cittadinanza con un giornalista locale che conosciamo abbastanza bene, e mi diceva: io difenderò questa scelta di smettere la nazionalità. E ho detto: ma perché? Nel senso, cos'è che sia così tanto importante? E non è soltanto la nazionalità, è poi il tono con cui viene raccontata questa nazionalità e, come abbiamo detto fino adesso, la maniera in cui si è rappresentati. Mi diceva: poi voi dovete parlare con la questura su queste cose. Ho detto: no, nel senso, la questura fa il lavoro, ma tu devi poi scrivere l'articolo. Cioè, nel senso, non è che la questura ti scrive l'articolo. E questa ce la dice lunga. Invece sì, a quanto pare, invece sì, questa te la dice lunga. Cioè, noi vogliamo, per rispondere alla tua domanda, fare in modo che i giornali facciano il proprio lavoro, cioè i giornalisti facciano il proprio lavoro. Scrivere un articolo per come, cioè raccontando la realtà, essendo anche soggettivi perché non esiste oggettività quando si racconta un articolo, ma almeno essere obiettivi, cioè non apportare una connotazione più positiva o più negativa rispetto al fatto in sé, perché poi questo, come dicevo ancora prima, ha delle ricadute sociali molto importanti che poi, come stiamo vedendo nell'ultimo anno, genera discorsi d'odio da parte poi di una classe dirigente o comunque da persone comuni, perché ovviamente c'è, la colpa ce l'abbiamo un po' tutti, che hanno delle azioni concrete sulla vita delle persone che magari arrivano in Italia o vivono già in Italia, ma vengono visti come quelli che stanno arrivando in Italia. Vedi, questi discorsi, virgoletto tutto, attenzione, cioè questi discorsi, io sono il ragazzo che magari mi studia all'università, che magari non lavora, ma magari sono il ragazzo che potrebbe spacciare in stazione. Il ragazzo nero è il possibile profugo che è arrivato ieri e che si ruba il lavoro. E quindi vogliamo che si riporti la realtà sul livello che le appartiene. Poi anche, cioè noi diciamo, lavoriamo su due fronti, anche perché uno è avere questo occhio critico e andare a parlare anche con i giornalisti, ma anche nel secondo punto a fare questi laboratori nelle scuole, in queste classi, perché comunque è, come diceva Marcello, è anche una cosa di sensibilizzare le persone, perché non siamo consapevoli in sé che queste siano le problematiche, perché il lettore comune vede arrivarsi le informazioni, essendo diciamo fonte dell'informazione il giornale, non si pone molte domande, non ha questo occhio critico per quello che legge e riflettere per quello che gli viene riportato. Quindi anche sensibilizzare gli studenti o anche fare questi laboratori con altri enti, per fare in modo che le persone riescano a essere, che siano sensibilizzate e riescano anche a sviluppare questo occhio critico per quanto riguarda le informazioni che gli vengono mandate, perché comunque devono un attimo bilanciare quelle che sono le informazioni nette e giuste e quelle che possono avere sotto un qualcos'altro, qualcosa che potrebbe andare a fomentare l'odio. Quindi, cioè, aumentare questa consapevolezza anche nei lettori comuni, lo facciamo spesso nella nostra realtà locale ferrarese, è anche molto importante, perché alla fine di questi laboratori, alla fine di queste presentazioni, le persone si accorgono di questa cosa e dicono: è vero che vengono riportati così gli articoli, è vero che vengono riportati così i fatti, ed è sbagliato. Quindi anche arrivare a raggiungere questo scopo in cui il lettore comune dice: no, è sbagliato nel modo in cui lo stanno riportando, è diciamo un obiettivo raggiunto anche per noi. Bene, io dico solo una cosa, poi apro al dibattito. Adam ha parlato di sensibilità, che ci vuole sensibilità. Un precedente presidente di Carta di Roma, che era Giovanni Maria Bellu, editorialista, insomma, giornalista di Repubblica e di varie,
diceva sempre che in verità non si tratta di fare del giornalismo buono, ma del buon giornalismo, no? Cioè che quando si fa, si segue Carta di Roma, non si deve fare giornalismo buono, no? Ma appunto il buon giornalismo, le regole del giornalismo che quando si parla a volte di immigrazione, no? non vengono rispettate. E non è che appunto il codice deontologico dice per forza di cose non riportare la nazionalità, ma come diceva prima Marcello, quando è pertinente sì, quando è, come dire, serve a comprendere la notizia sì, quando non la serve no. L'altra questione è però che io vi riporto al fatto che è vero che, come dire, esiste una larga parte del giornalismo che purtroppo ancora fa molta fatica, diciamo, ad avere degli standard, perché io penso che sia uno standard di qualità, no? Nel passaggio alla velina, a non riportarla così com'è questo, ma, come dire, a fare quell'opera di mediazione per il quale il giornalista ha una professionalità. È anche vero che nel corso del tempo qualcosa è cambiato, maggiori sensibilità ci sono all'interno delle redazioni e per fortuna c'è una parte del giornalismo che in qualche modo si interroga e cerca di migliorare, no, da questo punto di vista qua. Quindi anche lì, diciamo, il mio invito a non generalizzare, no? Anche all'interno della stessa testata la linea editoriale magari più o meno la intuiamo, però esistono anche dei bravissimi professionisti all'interno delle testate che fanno un ottimo lavoro di mediazione. Quindi tante volte a me succede alla fine degli incontri di questo tipo che mi vengono a me: allora come si fa a informarsi davvero su quello che accade, no? Sul tema? Cioè sono un po' sconfortati dal livello, e li capisco, però è anche vero che appunto, un po' come dicevi te, abituando alla lettura, alla visione, cioè cercando in qualche modo di aiutare, no, a decodificare anche chi legge, chi fruisce dell'informazione, secondo me appunto capisci che magari segui quel giornalista lì perché fa un ottimo lavoro, ne capisci diciamo l'importanza, e quindi, no, alcuni giornalisti anche sul tema dell'immigrazione fanno per fortuna un ottimo lavoro, da Annalisa Camilli su Internazionale ad altre firme, cioè insomma, voglio dire, lei per tutti, ma insomma ce ne sono anche molti altri per fortuna, ecco. Bene, adesso io lascerei un po' di spazio alle domande se ci sono, a curiosità, ad altri approfondimenti, questioni che non abbiamo toccato, che invece magari vi aspettavate che trattavamo oggi e stasera. Qualcuno non ha il ghiaccio? Insomma, solo una curiosità, appunto, rispetto a tutta questa ultima parte di cui si è discusso del creare anche una consapevolezza diversa all'interno del, diciamo, della società civile, dei cittadini, no? Rispetto a come anche leggere o decodificare le notizie, mi viene in mente il lavoro che si sta, diciamo, diffondendo sui discorsi d'odio, quindi che sta girando molto questo decalogo, no? Su come riconoscere un discorso d'odio, le parole sono importanti, no? Come in maniera molto semplice, molto alla portata di tutti, no? Vedo che ora anche gli insegnanti è uno strumento che prendono, usano, fanno circolare nelle proprie reti, no? Per cui anche se non hanno una formazione specifica su quello, è uno strumento molto semplice che prendono e usano in classe, negli ambienti che frequentano. Se anche rispetto a questo tema qui non si riuscisse, o forse già esiste, a sviluppare uno strumento molto semplice, molto facile, ecco, di uso, che può circolare molto facilmente, proprio perché alla fine siamo bombardati, no? Da questi discorsi mediatici che noi stessi, forse che abbiamo una sensibilità maggiore, spesso non riusciamo neanche a riconoscere. Per cui la possibilità che magari chi si occupa di questo tema possa anche sviluppare degli strumenti molto semplici, ecco, da far circolare. Noi, se posso rispondere, noi, oltre a fare un lavoro di monitoraggio, abbiamo ultimamente prodotto dei filmati, dei video filmati. Noi facciamo diversi video, produciamo diversi materiali audiovisivi, tra cui anche uno degli ultimi che mi piace davvero tanto è 5 modi per contrastare il razzismo.
cioè sono cinque modi molto, molto diretti e pratici per contrastare il razzismo quando magari, perché molto spesso quando avvengono degli episodi di razzismo comune in strada, quando magari in treno c'è la persona che dice su a una persona nera perché per l'appunto sono troppi, eccetera eccetera, ci sono cinque modi, abbiamo sviluppato questi cinque modi molto precisi sul come agire. Un altro video che abbiamo prodotto, che si chiama Occhio all'odio, racconta un po' di tutti gli episodi di razzismo che si sono generati negli ultimi anni, soprattutto nel 2018, perché dell'anno scorso, del 2018 il video, e come sono stati deportati. Ora, questo video poi ti fa vedere di come questo bombardamento mediatico che dici tu, che ogni giorno senti notizie da tutti i fronti, che portano poi a una desensibilizzazione degli episodi, perché se ne parla così tanto, molto spesso se ne parla in maniera spesso molto abituale, scusate se non riesco a trovare il termine giusto, che diventa invisibile, cioè il razzismo perde di significato, la violenza non viene più connessa a violenza razzista, ma non è più la stessa potenza, come le persone che muoiono nel Mediterraneo, i giornali ne hanno parlato così tanto, riportandoli come dati, che perdono la loro personalità, cioè non sono più persone, ma sono dati, sono profughi, sono immigrati, non sono persone riportate per nome, tanto che internazionale di quest'anno c'è stato un attivista, tipo, non mi ricordo il nome, che ha letto ininterrottamente tutte le persone che sono, morte nel Mediterraneo, ancora scoprendo questo velo di insensibilità che abbiamo visto in questi anni da parte dei media, non tutti, perché è importante sottolineare questa cosa, perché noi diciamo, critichiamo questo l'aspetto specifico di certi giornalisti e come vengono trattati, ma ovviamente noi diamo per scontato che non tutti, per fortuna, non tutti i giornali e non tutti i giornalisti, anzi se no non avremmo conosciuto Paolo Beretto, non conosceremo te. Però questi filmati vediamo che hanno un effetto molto efficace, perché poi vengono visti, vengono girati e sono molto, molto espliciti. Adesso l'ultimo che stiamo facendo sull'ethnic profiling, che è un tema che non è tanto affrontato in Italia, ed è tradotto è la profilazione etnica. È un concetto che esiste, ma che viene trattato soprattutto in Inghilterra, per esempio in America, dove si viene presi di mira dalle forze d'ordine perché, per esempio, nere, di conseguenza vieni trattato in un certo modo rispetto magari all'altra città, cittadini magari bianchi. Non so se ho risposto alla tua domanda. No. Io faccio parte di Occhio ai Media e so che uno dei motivi perché abbiamo studiato tutti gli articoli sull'argomento di minoranza etnica e immigrazione è stato proprio perché anche noi siamo convinti che per la maggior parte non è intenzionale dai giornalisti. I giornalisti si dichiarano, si pensano di non essere razzisti e probabilmente non lo sono nella vita normale. Allora, è per quello noi volevamo un po' scavare sotto la superficie con questo, come ha fatto Carta di Roma in notizie di chiusura. Però la mia domanda, soprattutto a voi due, è: in passato, anche adesso, si cerca nel linguaggio, nell'uso di certe parole, la comunicazione di messaggi di odio. Allora, abbiamo visto in l'ultimo report di l'Associazione Carta di Roma, di notizie di chiusura, che l'uso di parole di odio, tipo, non so, clandestino, zingaro, negro, eccetera, eccetera, sono in diminuzione, lo usano sempre di meno, che è una cosa positiva, ovviamente, però nella società nessuno può dire che il razzismo è in diminuzione, il razzismo, gli attacchi razzisti sono in aumento. Allora, io volevo chiedere se è la direzione giusta nel linguaggio, e con un esempio un po' assurdo,
ma molto buffo, nel film The Irishman, che non voglio fare lo spoiler se non avete visto, di Martin Scorsese, in un certo momento Jimmy Hoffa, il sindacalista, ha una discussione un po' accesa con un altro sindacalista di origine italiana, che non è un rapporto molto simpatico fra di loro, e Jimmy Hoffa usa l'espressione you people, e usando you people in inglese vuol dire gente come voi, non so come, probabilmente c'è una traduzione migliore, risulta non solo un litigio, però una rissa. Allora, se la parola you people, l'espressione you people, può essere, perché ovviamente la sindacalista di origine italiana ha pensato you people significa io sono mafioso, infatti lo era in questo caso, però. E allora, se non è solo le parole, dove si può cercare? Dove si può cercare questa comunicazione di odio? Domanda per voi due. No, io in verità appunto lascio la parola a Marcello, perché appunto sulla questione delle parole è una domanda che gli avrei anche fatto, no? Cioè appunto Carta di Roma ha notato, no? Abbiamo fatto una battaglia contro l'uso della parola clandestino nelle redazioni, no? Ricordo appunto che siamo andati, il direttore dell'ANSA all'epoca disse va bene, lo tolgo da tutti i lanci di agenzia, eccetera. In verità, cioè, bene, no? Come dicevi, cioè, magari appunto quelle terminologie innanzitutto inappropriate e anche appunto stigmatizzanti, vabbè, però poi non è la parola in sé, no? È l'uso che se ne fa, e quindi tu come la vedi, Marcello? Cioè non basta, no? Abolire alcune parole, non basta. È comunque molto importante, e la parola clandestino è perfetta da questo punto di vista per capirlo, perché se tu già definisci una persona come una persona che fa qualcosa di illegittimo, che si nasconde, quindi chissà che cosa da nascondere, è ovvio che stai legittimando la sua espulsione, la sua cancellazione dal tessuto sociale. E, oppure l'altro esempio, una volta si usava molto dire nomadi per i rom, no? Parola piena di insidie, no? Perché la maggior parte di Roma non sono affatto nomadi, oppure lo sono costretto per i continui sgomberi, e molti politici dicevano beh sono nomadi, quindi che vadano, e li sgomberavano, no? Veniva usata quasi come giustificazione di queste politiche di pulizia etnica, che si possono chiamare. Però ovviamente le parole si aggirano molto facilmente, di nuovo clandestino funziona bene come esempio, perché si è iniziato a usare con migranti, a sostituirlo con migranti, furono diverse persone che lottarono per ottenere questo. Alla fine il successo venne ottenuto quando il Papa disse migranti, e da quel momento tutti iniziarono a dire migranti. Ma ovviamente le parole poi vengono risemantizzate, cioè gli vengono attribuiti nuovi significati, quindi quando, anche questo è stato un momento molto importante, quando